Ciao a tutti, benvenuti al mio nuovo video e anche io oggi voglio fare un video sulla palette, quella di Kiko, la First Love, ma un video diverso da quelli che stanno circolando abbondantemente su YouTube adesso, cioè il video di first impressions, di review, di prova, insomma, di questa palette. Voglio fare un video diverso che vuole essere una specie di riflessione su questo nostro bramare ogni cosa che esce nel mondo beauty senza ricordarci molto spesso delle cose che abbiamo. Quindi io oggi voglio provare insieme a voi a vedere se nella mia makeup collection ho degli ombretti che non dico siano uguali, ma comunque che somigliano molto a quelli della First Love, che non mi sembra essere una palette dai colori così innovativi, e quindi vedere se effettivamente vale la pena acquistarla, perché effettivamente ha colori che io non ho, e in quel caso se la prova appunto fallisce magari ci posso fare anche un pensierino e la compro, piuttosto appunto che comprarla così di getto, perché la comprano tutti. Quindi io ho strutturato il video in questo modo, cioè vi faccio vedere un po' con lo swatch sul braccio gli ombretti che ho scelto, e poi li confrontiamo con, diciamo, la foto degli swatch sul braccio che ci sono sul sito di Clio. Io mi sono orientata più o meno sulla Chocolate Bar di Too Faced, sulla Chocolate Bonbon sempre di Too Faced, e su queste due palette natalizie di Kiko che uscirono qualche anno fa, e su questo pigmento MAC. E quindi vediamo se effettivamente questi ombretti che io ho trovato sono molto simili a quelli della palette di Clio. Allora, eccomi qua pronta con il mio fantastico braccio a provare questi ombretti. Allora, il primo che c'è nella palette, procedo dall'alto verso destra e poi dal basso verso destra, è Buttercup, che secondo me è praticamente identico al White Chocolate della Chocolate Bar, e quindi questo lo mettiamo qui, che è appunto il classico color burro. Poi abbiamo Champagnino, secondo me è veramente molto molto simile a Champagne, che tra l'altro si chiama appunto Champagne Truffle, sempre della Chocolate Bar, quindi quest'altro così. Poi abbiamo Pop Mauve. Secondo me Pop Mauve è molto simile a Black Currant della Chocolate Bonbon, ed è questo violetto che andiamo a mettere qui. Ok, poi Brownie secondo me invece è simile a Pecan Praline della Chocolate Bar, che sarebbe della Bonbon, che è questo, e secondo me appunto questo è il brownie, questo marroncino matte che, diciamo, è un po' un passepartout. Poi Mocha secondo me invece è semi sweet, quindi questo marroncino più opaco e più scuro, ed è secondo me questo. Quindi io direi di fare adesso un confronto tra questa prima linea. Allora, se io faccio un confronto con la foto che c'è, diciamo, degli swatch, allora direi che ci siamo praticamente. Ho la foto questa qui appunto che c'è sul sito, e magari il primo Buttercup, questo della Chocolate Bar, è un pochino troppo scuro, ma magari già Divinity della Bonbon è più
è più chiaro. Non so se si riesce a vedere, però probabilmente, ecco, appunto Divinity è già meglio rispetto a quello della chocolate bar. Quindi io direi che anche su quest'altri ci siamo. Champagnino anche riflette molto molto la luce. Io qui ho l'iPad con la foto, voi ve la mettete in sovraimpressione. Anche quest'altro Pop Mauve, devo dire che ci somiglia molto a questo violetto della Bon Bon, perché ha appunto dei glitter anche quello. I marroncini opachi ci siamo. Io direi che questa prima fila di ombretti praticamente ce li ho tutti, anche perché leggere sfumature, un po' più chiaro, un po' più scuro, sinceramente magari con gli swatch si vedono anche, ma una volta che noi li applichiamo sull'occhio non è che si nota tanto se hai messo l'ombretto di una palette piuttosto che l'ombretto di un'altra, se più o meno sono tutti e due marroncini chiari, marroncini, insomma, capito, no? Che cosa voglio dire? Quindi secondo me già la prima fila di questa palette ce l'ho tutta. Passiamo alla seconda. Passiamo ai prossimi swatch, quindi quelli della seconda fila. Iniziamo con Baroness, e secondo me Baroness, a Baroness ci si avvicina tantissimo Hazelnut della Chocolate Bar, che è questo marrone con dei glitter un po' dorati, molto molto bello, quindi questo secondo me ci si avvicina tanto. Mentre per quanto invece riguarda Superstar, che è diciamo il colore che fa un po' più di effetto in questa palette, ci si avvicina tantissimo secondo me questo pigmento MAC, che non è semplicissimo da prelevare con le dita così, che è questo bronzo molto molto glitteroso e luminoso. Questo proprio è uguale secondo me. Mentre per quanto riguarda Drama, io direi che da questa palette Kiko possiamo prendere questo color borgogna viola molto intenso, ma non molto opaco, abbastanza un po' diciamo comunque luminoso, è senza glitter però è comunque luminoso. Mentre per quanto riguarda Island, io dico che Sprinkle della Bon Bon è il suo, cioè è veramente questo rosa salmone molto luminoso, non so se si vede, e questo come top coat è fantastico. Mentre come Gotham, che è il colore che ho sentito ha lasciato un po' tutti perplessi per il fatto che è comunque un grigio abbastanza incomprensibile, io direi che sempre dalla palettina Kiko possiamo prendere questo grigio, un grigio marrone che si rifà molto al colore dell'asfalto, e secondo me anche questo ci sta tutto. Allora, il pigmento MAC, se vi interessa, è Copper Sparkle ed è questo, bellissimo. Mentre i due ombretti Kiko, che secondo me somigliano molto a quelli della palette, sono di questa palette appunto di Kiko natalizia vecchissima, che sono appunto questo violetto qui, questo color grigio scuro asfalto qua sotto, e questa era la palette, la Color Fever Must Have, e questa era la, non so che numero ce n'erano, mi sembra un paio, io le ho prese tutte e due. E se anche voi avete preso queste palette, io vi consiglio di rispolverarle, perché veramente meritano. Adesso facciamo un confronto tra i colori che ho sul braccio io e quelli che ci sono sul sito. Allora, vediamo, iniziamo da Gotham, e io direi che questo grigio ci sta tutto, cioè va bene, così come anche Island. Se vedete, è questo rosino che è veramente identico a questo della Bon Bon, quindi ci siamo. Drama
È un pochino più sul rossastro, da come sembra qui, rispetto a questo che invece è un pochino più viola. Però anche qui, magari cercando bene, trovo un colore un pochino più rosastro di questo, o comunque più o meno comunque è un viola, quindi diciamo questo non è proprio identico, ma ci siamo. Anche Superstar, devo dire che ci siamo, anche perché poi il pigmento bagnato risulta anche molto più intenso rispetto a com'è da asciutto, e quindi questo anche come top coat ci sta tutto, risalta, e l'effetto lo fa, come lo fa anche appunto Superstar. E così come anche appunto Baroness, io direi che è forse un pochino più scuro, ma io ho calcato anche la mano, però ha dei riflessi comunque rossastri anche questo di ombretto. Non so se riesco a farvelo vedere, che poi ecco, ho fatto questi swatch malissimo, ha un effetto comunque un po' rossastro anche questo. Quindi diciamo che anche questi 5, a parte Drama, sono molto molto simili, e comunque anche Drama, magari anche con una base comunque un pochino rosa sotto, forse il suo effetto lo fa. Quindi io direi che di questa palette di Clio non ho bisogno. Aspettate che non credo proprio di averne bisogno. Ho tutti questi colori che comunque conosco, so che sono ottimi ombretti, anche questi che ho, e quindi io questa palette non la prendo, non la prenderò. E questo tipo di video secondo me è molto interessante da fare anche per altre palette su cui, che tutti magari bramano, che tutti vogliono, ed è invece interessante secondo me e anche stimolante andare a cercare dei dupe di quegli ombretti tra quelli che abbiamo, perché sicuramente qualcosa di simile, se non uguale a volte, ce l'abbiamo. Io spero che il mio video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche ispirazione anche a voi per andare a ricercare prodotti vecchi, tra virgolette, che comunque magari ci piacevano tanto, ma che sono stati sepolti da tutta la marea di altri prodotti nuovi che ci abbiamo messo sopra, che abbiamo accumulato e non ce li ricordiamo più. Quindi secondo me vale la pena andare a ricercare ogni tanto tra i prodotti che è da un po' che non usiamo più, perché secondo me ci stupiranno, perché io spesso appunto vado proprio, nonostante appunto io le tenga abbastanza nascoste, a ricercare queste due palette Kiko, perché so che sono veramente buone. Quindi io vi lascio per il momento, spero che il mio video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi la mia idea è stata carina, no, di fare questo confronto, e sotto trovate i link per tutti i miei social, e ci vediamo al prossimo video. Ciao dalle mie braccia tutte sporche. Ciao.